Buongiorno a tutti, siamo in diretta dalla redazione di Bergamo News a 10 giorni dalle elezioni con Alessandra Gallone, consigliere comunale di Forza Italia al Comune di Bergamo e candidata al Senato. Dicono che abbia buone possibilità di tornare in Senato, cosa ne dice? Bah, io penso di sì, per me è stata una grandissima gratificazione essere stata scelta, tra virgolette, dal mio partito per rappresentare un collegio, quindi un territorio. Il collegio uninominale, averlo per me è un grande orgoglio e una grande responsabilità. Bergamo, la mia Bergamo, le valli bergamasche, quindi vuol dire in questo caso metterci la faccia e assumersi delle responsabilità. Lo faccio con piacere, con grande piacere, perché è quello che sto facendo da tanti tanti anni, a qualsiasi livello, non c'è problema. Quello che per me è importante è poter lavorare e impegnarsi, per il proprio territorio, cercando insomma di ottenere qualche risultato, a volte piccolo, a volte grande, per il bene della comunità. Ecco, quando si fa politica lo si dovrebbe fare per questo. Dicevamo candidata per Forza Italia qualche anno fa, qualche dubbio l'aveva portata a dimettersi dalle file del partito, che cosa l'ha convinta a ritornare? Alla fine del mandato senatoriale scorso, nella XVI legislatura, vi ricordate che c'era stato un po' di tafferuglio, il PDL, che era la casa comune di tutta la coalizione di centrodestra, esclusa la Lega, si era scisso di fatto. Io ho ritenuto di avere un debito di onore, nel senso che io ero stata candidata, nelle fila di Alleanza Nazionale. E quindi nel momento in cui è stato fondato il partito Fratelli d'Italia avevo deciso di aderirvi proprio perché secondo me c'era un debito d'onore rispetto a un percorso che io avevo compiuto. Assolto questo debito sono rientrata in Forza Italia dove di fatto invece erano rimasti tantissimi amici e c'erano poi una serie di condivisioni che preferivo, che ho preferito e quindi sono rientrata in questo modo. Ho perso il seggio e la possibilità di ritornare in Senato in quel momento, quindi ho mantenuto una coerenza, non ho cambiato per mantenere una poltrona, ma ho cambiato, ahimè, per perderla e sono ripartita umilmente, ritornando in Consiglio Comunale, chiedendo l'approvazione dei cittadini e quindi sono stata votata, sono stata eletta e ho ricominciato dalla base. E oggi, a maggior ragione, questa possibilità di rientrare mi gratifica molto e ringrazio moltissimo poi i dirigenti di Forza Italia che mi danno fiducia, e in particolare Maria Stella Gelmini, che è il mio riferimento principale, e anche Gregorio Fontana. Quindi è ripartita facendo di nuovo questo percorso, le è mancata in questi anni un po' la vita da parlamentare? Non lo so, perché la passata legislatura di fatto non è stata una legislatura probabilmente all'interno della quale io mi sarei trovata particolarmente a mio agio. Una legislatura molto gridata, una legislatura non quella che io avevo trovato precedentemente. La mia legislatura, non c'erano i 5 Stelle, è stata una legislatura dove io ho potuto crescere tantissimo, imparare moltissimo da grandi personalità. E parlo di grandi personalità senza fare una distinzione di appartenenza partitica. Io ho trovato delle persone incredibili al Senato, sia a sinistra che a destra. Ho avuto il privilegio e l'onore di far parte di una commissione molto delicata e particolare, la commissione giustizia, quindi ho dovuto veramente mettermi a studiare e imparare tanto. E io lì ho avuto dei maestri eccezionali. Il mio timore oggi è che cosa troverò in un Parlamento che sicuramente è rivoluzionato. E quindi, però, ecco, questo non mi spaventa, ci si rimbocca le maniche e si continua a lavorare. Ecco, a proposito di quella legislatura, ci ricorda qualche suo cavallo di battaglia? Io ho una legge innanzitutto che è la mia bambina, dico sempre che io ho due figlie, la mia Bea e questa legge, che è la legge sull'equiparazione dei figli. Oggi, grazie a questa legge per cui io veramente mi sono spesa tantissimo e per la quale ho avuto la soddisfazione in Senato di vedere il cartellone delle votazioni tutto verde, è quella sull'equiparazione, come dicevo, dei figli. Oggi i figli sono tutti uguali, ovvero non c'è più la distinzione tra figlio naturale e figlio legittimo. Premesso che, io l'ho sempre detto, per me la famiglia è basata sul matrimonio tra uomo e donna, quindi questo è un conto. Io dico che le scelte e le decisioni dei genitori, che possono essere volontarie oppure dovute a casi della vita, non devono mai ricadere sui figli, mai ricadere su chi in quel momento non ha voce. E quindi la tutela dei loro diritti per me è stata fondamentale.
togliere l'aggettivazione naturale o legittimo vuol dire togliere quell'odiosa dicitura che una volta faceva chiamare alcuni figli figli bastardi. È una cosa che nel 2013, quando è passato, 2012, quando è passata la legge, per me non era assolutamente possibile. Ce la ritengo una legge di civiltà, l'avevo soprannominata la legge Filomena Marturano, i figli soffigli, no? Sono tutti uguali. E addirittura i figli adottivi erano equiparati ai figli naturali, cioè una coppia di genitori, anche regolarmente sposata, che compie questo grandissimo gesto d'amore, cioè adotta un bambino, si trovava con un figlio naturale. Qual è la differenza? Non è soltanto una differenza in base alla dicitura, all'aggettivo che c'è dopo il nome, ma una differenza sostanziale. I figli naturali rispetto a quelli legittimi, una volta, oggi no, appunto non esiste più, non avevano per esempio diritto alle parentele collaterali, non erano fratelli tra di loro, non avevano gli zii, non avevano i cugini, questa è una cosa intollerabile e quindi di conseguenza anche il diritto successorio cambiava, insomma tutta una serie. E poi la dicitura, cioè a livello medioevo. Un'altra legge a me molto cara è stata quella sulla tutela dei figli delle detenute madri. Noi sappiamo che quando una donna delinque e va in carcere ed ha un figlio piccolo, fino a 6 anni questo bambino rimane con lei e rimane all'interno del carcere. Quindi immaginatevi cosa vuol dire un bambino che cresce all'interno di Re Bibbia, di Regina Coeli, di carceri così duri. E allora con questa legge, innanzitutto si sono attivate una serie di tutele. E poi la possibilità per i comuni, per i luoghi in cui ci sono le case circondariali, di creare delle strutture alternative che si chiamano ICAM. A Milano ce n'è una molto bella, tra virgolette, per quanto possa essere bella una casa circondariale, in forma di casa, di grande villa, ovviamente tutta protetta, chiusa, perché è comunque una casa circondariale, però all'interno delle quali queste mamme possono vivere con i loro bambini. I secondini non hanno la divisa. Per esempio, le porte non si chiudono la notte con quel rumore del chiavistello, i bambini escono, vanno all'asilo nido piuttosto che alla scuola materna e rientrano, le mamme possono cucinare per i loro. Insomma, c'è una situazione di protezione, ma ribadisco, sempre a favore dei figli, cioè non stiamo difendendo chi delinque, ma stiamo difendendo chi è innocente. E poi molte altre cose, molte altre Ecco, tra cose. queste altre ricordiamo è stata anche relatrice della legge contro lo stalking, un impegno che vediamo sta portando avanti anche adesso in questa campagna elettorale. Quella è una legge bellissima che è stata pensata e voluta da Mara Carfagna quando era ministro per le pari opportunità. E, ahimè, è una legge che oggi finalmente c'è, quindi le donne possono denunciare, le forze dell'ordine possono intervenire, però c'è ancora tantissimo da fare in questo campo. Il femminicidio è all'ordine del giorno, sembra che più se ne parli e più avviene, sembra che niente possa cambiare questo stato di cose. E invece noi non smettiamo di lottare proprio a livello culturale. Proprio oggi pomeriggio alle 5 e mezzo a Leonardo da Vinci avevo organizzato un incontro culturale che partiva prima della campagna elettorale, quindi l'ho mantenuta, ma saremo io insieme a Emilia Magni, che è la presidente del Consiglio delle Donne, che tra l'altro è la mia avversaria, tra virgolette, di Leu, ma noi fra donne, insomma, quando si parla di queste cose, superiamo ogni Non ci steccato. sono colori. Non ci sono colori, assolutamente, per cercare di cambiare la cultura, no? Partendo dalla scuola, partendo proprio dalle basi, cioè i bambini, i ragazzi devono crescere, capendo, facendo proprio il concetto della non violenza, che per, anche se si hanno posizioni diverse, che l'amore non può essere mai violenza, insomma è il rispetto della dignità della persona umana in sé, il rispetto in generale di tutto quello che è vita. Non smetteremo mai di lottare per questo. E anche perché appena è entrata in vigore una legge importante, ahimè, che è la legge per la tutela degli orfani dei femminicidi, perché quando poi si uccide una donna, soprattutto una donna madre di famiglia, in realtà si uccide una famiglia. Quindi anche questo va a pensarmi alla pelle d'oca quando ne parlo, perché è una cosa talmente, talmente intollerabile. E allora si cerca da un lato di far comprendere alle donne di non avere paura di denunciare, di non sentirsi, ecco, perché il vero problema è sentirsi sole, isolate. Ecco, ogni voce che parla è una voce che deve entrare nell'orecchio di una donna per dire non aver paura, non aver paura di denunciare, non credere che chi ti dice ti amo da morire ti voglia bene.
Non andate mai all'ultimo appuntamento, possibilmente, perché è sempre quello un po' pericoloso. Ecco, però cercate sempre rifugio, confrontatevi con chiunque, con un'amica, con una madre, con una sorella, con chiunque, con un sacerdote, con chi volete voi. Ecco, però non chiudetevi nella solitudine e condividete, perché sennò poi succedono. Anche se, ahimè, a volte queste cose, siccome succedono proprio all'interno delle mura domestiche, sono anche difficili da prevedere. Ho visto l'ultimo caso a Foggia, questa ragazza, cioè signora uccisa nel letto coniugale dal marito con davanti i bambini di 7-8 anni che poi sono andati a denunciare, quindi lì insomma sono situazioni a volte non prevedibili. Però ecco, non, sono intollerabili. Nel 2018 sembra di essere ancora al tempo della pietra e non va bene. Qualora venisse eletta, ha già in mente qualcosa per la prossima legislatura, magari una priorità? Tantissime cose. Allora, la primissima cosa che farò, questa la dico pubblicamente perché l'altro giorno siamo andati a trovarli, siamo andati a trovare gli amici dell'Ente Nazionale Sordi, Sordomuti. C'è una cosa che mi preme, che mi è rimasta qui, che avevo cominciato e non è stata portata a compimento perché poi la legislatura è finita e poi non c'è stato proseguo, è la fare subito, immediatamente, presentare un disegno di legge per far sì che la lingua dei segni diventi, sia riconosciuta come lingua madre. Perché è importante, questa è una cosa forse di nicchia o di settore, ma ci tengo a dirlo. Dopodiché continuerò, io mi ero occupata di diritto di famiglia e quindi continuerò sicuramente su quel filone. Io mi occupo di scuola, che per me insieme alla famiglia è la cellula fondante della società e che quindi è la garanzia per il futuro. E quando parlo di scuola, ecco, in questo mi fa piacere poterne parlare, io parlo di lotta per la garanzia del pluralismo educativo, ovvero la lotta per l'inserimento del costo standard per cui le famiglie possano sempre decidere e scegliere dove mandare i propri figli a scuola, per far passare il concetto che la scuola statale e la scuola paritaria offrono il servizio pubblico, che la scuola privata è un'altra cosa, i diplomifici sono altro da questo e quindi questa è la lotta. L'altra battaglia sarà quella, sempre in tema di scuola, di modificare i programmi per questi ragazzi. Noi abbiamo visto che da qui a 10 anni ci saranno professioni e lavori che noi oggi neanche ci immaginiamo. Noi dobbiamo fare in modo di formare i nostri giovani affinché siano pronti per le sfide. I robot, dici, i robot sostituiranno l'uomo. No, non è vero. L'uomo però deve imparare a gestire un robot e quindi per questo ci sarà la necessità di cambiare, modificare totalmente, secondo me, l'impianto della scuola. Per far questo bisognerà formare in maniera continuativa i docenti, che per questo dovranno guadagnare di più. Io parlo in questo senso da così, difensore della categoria di cui faccio parte, perché gli insegnanti, come i sindaci e come gli imprenditori, sono gli eroi della nostra società, perché sono quelli veramente in prima linea che combattono quotidianamente. Da soli poi sostanzialmente, quando penso per esempio al fenomeno dell'immigrazione, che è un fenomeno ovviamente dal quale ormai sarà difficile tornare indietro, ormai è un flusso che è cominciato e bisogna invece governarlo in maniera efficace, intelligente e quindi anche dalla scuola parte questo. Quando penso che gli insegnanti si trovano da soli in una classe in cui ogni settimana arriva un bambino magari straniero, con diverse competenze, l'insegnante è lì da solo a gestire questa situazione. Insomma, dico, non è giusto, bisogna trovare un sistema per aiutarli, perché il bambino disabile ha l'assistente educatore, l'insegnante di sostegno, il bambino straniero è solo in mezzo a tanti bambini stranieri con un insegnante che deve gestire la classe. Insomma, qui sono discorsi molto ampi, però ecco, giusto per buttare lì il concetto. Parlava adesso di competenze degli insegnanti. In questo percorso che lei ha ricominciato dal basso, dal Consiglio Comunale, si sente di aver acquisito qualcosa in più rispetto all'ultima legislatura che può portare come valore aggiunto? Beh, sempre perché lavorare sul territorio, cioè lavorare nella propria città, nel proprio contesto, ti dà sempre qualcosa, qualche argomento in più di cui parlare. Per esempio, mi sono appassionata anche ai temi ambientali, ai temi ecologici, dai temi ambientali più ampi, come può essere quello del sostegno e la promozione dell'economia circolare, al discorso degli sprechi, ai temi più quotidiani e terra-terra, come l'aria, lo schifo, lo smog che noi oggi stiamo respirando e stiamo vivendo. E quindi quelli sono altri temi che io vorrò seguire, vorrò trattare. Ma principalmente mi fa piacere, ecco, questa intervista, il fatto di poter
un po' occhi negli occhi con chi mi sta ascoltando, il concetto vero è che chi si occupa di politica, chi prende l'impegno, ci sia. E quindi il contatto diretto oggi è tutto cambiato. Già rispetto a 10 anni fa, quando io sono andata in Senato, oggi, per esempio, il social network ha preso tanto piede. Attraverso il social, io uso molto Facebook per esempio piuttosto che Instagram. Lo uso in maniera mista, nel senso a volte metto così un pensiero personale, a volte lo uso anche per dialogare a livello politico con gli amici, le persone che mi conoscono. Quindi insomma oggi ci sono mille sistemi perché un politico venga contattato e quindi secondo me questo ci favorisce, favorisce almeno chi ha voglia di farlo in questo modo. Dicevamo all'inizio di questa intervista, mancano ormai 10 giorni all'appuntamento elettorale. Ha voglia di provare a fare un po' le carte a questo Election Day? Come andrà secondo lei, le Allora, certo, consultazioni sia politiche che a livello regionale? allora io mi auguro, ma veramente fortemente, che le persone reagiscano alla disaffezione e all'antipolitica che ha imperato per troppo tempo e che se ha imperato è anche perché ha chiamato poco all'espressione democratica attraverso il voto negli ultimi anni. Quindi io mi auguro che questa sia l'occasione. Innanzitutto perché ci sia una grande partecipazione, perché se noi rinunciamo al nostro diritto e dovere di voto, io poi parlo come donna, noi donne abbiamo veramente faticato tanto per arrivare a votare e dico per piacere non rinunciamo adesso, dopo che ecco veramente ci abbiamo faticato tanto, quando penso che la civilissima Svizzera ha dato il voto alle donne negli anni 70, la civilissima Svizzera. Quindi la prima cosa a cui io faccio appello è vi prego andate a votare, quindi la prima cosa è quella, soprattutto ai giovani. Io mi auguro che dopo 5 anni di governo di centrosinistra, di urlate del Movimento 5 Stelle, che per carità, il Movimento 5 Stelle è un movimento che probabilmente serve ed è servito perché per andare a scardinare una situazione probabilmente che non andava bene, è una pars destrens, come dico io, cioè è la parte di chi vuole distruggere. Ci vuole a volte uno shock, no? Per cambiare le cose. Però qua mi sembra che ci sia soltanto una parte distruttiva e il pericolo e il rischio è che dopo non si sia in grado di ricostruire quello che si è distrutto. Questo è quello che vuole fare il centrodestra e la coalizione di centrodestra, cioè ritornare con competenze, con capacità. Io ho visto le nostre liste a livello locale, ma in generale sono fatte per la maggior parte di persone che hanno fatto un percorso amministrativo, un percorso professionale, un percorso imprenditoriale, cioè persone strutturate che hanno il desiderio, che hanno dato la disponibilità di partecipare portando la loro competenza. Ieri è stato a Bergamo, Renato Brunetta, che potrebbe essere un ministro dell'economia in pectore e devo dire che è una persona talmente preparata, talmente piena di energie, talmente determinata. Con le idee chiarissime ha spiegato la flat tax in maniera eccezionale, ha spiegato quali saranno poi i temi economici, soprattutto perché poi parliamoci chiaro, oggi le cose più importanti sono il tema economico, quindi le tasse, il lavoro e la sicurezza, sono i tre grandi temi chiave. E in questo in genere il centrodestra ha sempre dato delle risposte importanti. Quindi noi speriamo di avere la fiducia delle persone e che la loro fiducia, insomma, mi sento di dire che la fiducia sarà ben riposta, però bisogna andare a votare, bisogna andare a votare, votate, votate bene, non dico Quindi con tutte niente le scaramanzie altro. del Con tutte caso, le scaramanzie vede del il caso, centrodestra avanti sia a livello nazionale che a livello lombardo. sento un'aria proprio di volontà di andare, anche perché devo dire che quello che è successo nel 2011 io l'ho sempre definito un colpo di Stato bianco e insomma l'ho ritenuto una grandissima ingiustizia. Io ho vissuto l'avvento del governo Monti, ho vissuto il momento in cui noi non abbiamo potuto più esprimere più di tanto i nostri pensieri perché se no, se avessimo dissentito ci avrebbero tacciato di irresponsabilità. E io invece considero una serie di provvedimenti del governo Monti una vera e propria iattura, a partire dalla legge Fornero che va rivista, comunque va rivista, perché io ricordo ero lì e c'era il ministro Fornero davanti a me, cercai di parlarle occhi negli occhi, non ci riuscii perché non tirava sulla testa dal foglio, però da donna a donna dicendole attenzione, perché far lavorare ad esempio una donna fino a 67 anni può essere deleterio proprio anche nell'interesse economico di uno Stato, perché una donna dai 55 anni ai 65 anni diventa uno dei più potenti ammortizzatori sociali. Per
per il paese, perché torna a essere figlia di genitori anziani, magari diventa nonna di nipotini, magari ha un marito che non sta tanto bene, lo può aiutare, quindi solleva lo Stato dal dover organizzare dei servizi costosissimi. E poi, per esempio, io da insegnante dico: ma io a 65 anni entro in classe, quale energia posso ancora avere di quella che serve assolutamente da trasmettere a dei ragazzi, al di là di un percorso di saggezza, ma quale energia posso avere per aggiornarmi nella maniera più opportuna e corretta? Quindi, insomma, chi poi lo desidera, chi ritiene di averla questa energia ancora, lo deve poter fare, cioè può anche lavorare fino a 75 anni. Chi può dimostrare di avere, ahimè, altre situazioni a cui dover far fronte, ecco, lo deve poter fare a sua volta. Quindi io sono, ecco, per un'equità che oggi mi sembra che non ci sia. Vedo tante persone veramente stanche. In chiusura, come passerà questi ultimi giorni di campagna elettorale? Nel frullatore, come fino adesso, nel senso, il mio collegio è grandissimo, perché il mio collegio ha la città di Bergamo, i comuni limitrofi della pianura e poi le valli, quindi la Val Seriana, la Val Brembana, la Val Cavallina. Io sto cercando di andare un po' dappertutto, laddove già mi conoscono, dove non mi conoscono, perché comunque ribadisco la grande responsabilità di avere un collegio uninominale, quindi un domani, se dovesse andare bene, essere il rappresentante di quel territorio, fa sì che abbia voglia di conoscere bene il territorio e di farmi conoscere bene dal territorio. Quindi non ci saranno giornate senza soluzione di continuità, cioè ci si alza alle 7, si va a dormire a mezzanotte. Non è vero che si va a dormire, perché si va a letto, si cominciano a leggere i giornali, perché da mezzanotte e mezzo già ci sono quelli del giorno dopo, si rispondono alle mail, si preparano i comunicati, ma questa è la campagna elettorale, bellezza. Noi ringraziamo Alessandra Gallone, ricordiamo candidata al Senato per Forza Italia e vi diamo appuntamento al prossimo appuntamento politico qui su Bergamo News. Grazie per averci seguito.